scusaci, dimmele. Senti fra, sparale. Ci sta uno con cui mi sentivo che all'improvviso ha smesso di scrivermi. Secondo voi che devo fare? Allora lei, quando non ti risponde, intanto stai calma, fai un respiro profondo e conti fino a 10. E poi? E poi ho blocchi dappertutto a stavanzo de placenta. No, ci devi stare calmina però. Ma che calma fra? Se non mi vuoi sentire mi dici che non mi vuoi sentire. No che sparisce all'improvviso, ma che sei, il diritto d'aborto in Italia? Sì, ma io lo voglio sentire però, se lo blocco come lo sento? Povera cucciola stordita dall'amore. Ale, qua tocca che tiriamo fuori la dignità da sgabuzzino però, eh. Perché? Ma come perché? Io non lo so. Ma dove t'ha trovato tua madre? Una scatola di Nabraz? Ci devi da respirare, ok? Ma come perché te so? Se non ti risponde un motivo ci sarà. E qual è? Allora, andiamo per esclusione. Gli avranno moncato tutte le dita con una motosega? Non penso. Appunto. Gli è presa una paresi bilaterale che lo costringe a letto mentre la mamma gli asciuga la bavetta? Non penso. Appunto. All'improvviso c'ha più impegni del Papa la settimana di Natale? Non penso. Appunto. E allora detto questo, la risposta è una sola. Cioè? Che te stagno ora come aspia dalla riserva quando non c'è una lira, lei? Acizio, ho detto che devi stare calmina però. Io ce sto calmina, fra. Ma con tutti i sorchi che ci stanno in giro, proprio al pisello fantasma dovevamo correre dietro? Allora, lei è un po' una bestia, però tutti i torti non ce l'ha. Ma quindi devo smettere di scrivergli? Ma perché ancora gli scrivi? No! Ancora gli scrive, fra? Lei dice di no. Sei sicura che non gli scrivi? Non proprio. Ma che vuol dire non proprio, le? Ma chi te scrive le risposte? Quello della settimana enigmistica? Guarda che le bugie c'hanno il culo moscio, le. E vabbè, sì, gli scrivo, ma solo ogni tanto. Ma mannaccia il zinne di Beyoncé, ma che devo fare io con questa? Niente, ci devi stare rilassata. Scusa, lei, ma quello non ti risponde e tu gli scrivi? Sì, ma solo quando mi prende la mancanza. Ma scusa, secondo te la Nutella che l'hanno inventata a fare per far contente le fette biscottate? Che l'hanno inventata a fare la Nutella? Per colma i vuoti creati da sti fide in abbonata di Tinder. Senti, prima che finisci all'ospedale col diabete però. Scusa, ma tu che gli scrivi se lui non ti risponde? E gli scrivo cose tipo ciao, mi manchi, ti penso. Oddio, eccolo. Che? Me sta piano attacco de schifo. Sta rilassata, ci, mo risolviamo. Ma che risolviamo? Quando messaggi con uno su WhatsApp una regola c'è, una. E qual è? Che non si riscrive finché non ti risponde, mai. Esatto. Perché? Perché sennò stai a mettere in timbro sulla casella della disperazione. Ecco perché. Eh sì, lei lo sanno pure i sassi. E quindi quando mi manca che faccio? Non lo so, magari esci, ti vai a fare una passeggiata. E se mi rimanca? E boh, riesci e passeggi un altro po'. E se mi manca tantissimo? Oh, arrivi a piedi a Biella, va bene, le? Vedrai che poi la voglia te passa. Ma poi ti manca chi se nemmeno ti risponde, le? Lo so, è che sto tipo in fissa. Fa così, quando c'hai voglia di dirgli qualcosa, parla col comodino. Tanto non ti risponde uguale, ma almeno ti serve la reputazione. Ma quindi secondo voi non c'è speranza? Una speranza no, ma c'è un pericolo. Che pericolo? Che quello a un certo punto ti risponde, lei. Ma magari io non vedo l'ora. Niente, questa sta più impicciata da uno Scooby-Doo. Perché? Perché sì, lei, ma questi lo sai quando ti riscrivono? Quando? Quando hanno finito la scorta d'esposta mutande. Ecco quando ti riscrivono. La duchessa intende dire che ti scriverà una sera che non ha nessun'altra ragazza a disposizione. Esatto, e tu lì che dici? Sì! No, gli devi di no, le. Ma come no, io non capisco. Mannaccia lo skateboard Avril Lavigne, le. Famo così, non devi capire. Te devi fidare. Piuttosto si gilla della cordasse, ma devi di no. Ma siete sicure? Sì, le. Così conserviamo un goccetto di autostima in questa valle di lacrime. Vabbè, quindi con questo capitolo chiuso? Chiusissimo. Sigillato proprio. Che storia triste. Che vita spicciola. Che mondo infame.